A pochi mesi dalla fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, si accendono di nuovo le sirene del gossip per Flavio Briatore. Flavio Briatore, secondo alcuni rumors diffusi da Velvet Gossip e Today, avrebbe avuto degli incontri in gran segreto con la conduttrice di Sky Diletta Leotta. I due si sono incontrati sul set del nuovo video di Fabio Rovazzi, Faccio quello che voglio, insieme ad altri artisti del calibro di Carlo Cracco, Albano, Emma Marrone, Fabio Volo, Mac, Rita Pavone, Massimo Boldi, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Nonostante i due protagonisti del presunto flirt non abbiano girato insieme in nessuna scena del nuovo singolo di Rovazzi, i fari del gossip attribuiscono loro degli incontri segreti. Se tra i due al momento vi sia del tenero, non possiamo saperlo, ma Flavio Briatore nel corso degli anni si è dimostrato un vero e proprio Latin lover. Non è la prima volta infatti che il noto imprenditore finisce sotto i riflettori non solo per essere un buon imprenditore. Ma Flavio Briatore è davvero single? Ad oggi Flavio Briatore è single a tutti gli effetti dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, invece per quanto riguarda la bellissima Diletta Leotta, sappiamo soltanto che è fidanzata con Matteo Mammì. L'ultima foto di Diletta e Matteo postata sui social però risale allo scorso aprile 2018, dopo quella data nessuna traccia. A questo punto è più che lecito chiedersi se Diletta Leotta sia ancora impegnata o meno con l'imprenditore. Dei presenti incontri tra Briatore e la Leotta non c'è comunque alcuna conferma ufficiale, si tratta dunque di un semplice rumor che ci teniamo a presentarvi come tale. Elisabetta Gregoraci, decido da sola le scelte di lavoro, non me lo dice Flavio cosa fare. Chiuso il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, si continua a parlare ancora delle vicende sentimentali tra i due ex coniugi. Dopo le prime chiacchiere su un'eventuale partecipazione della conduttrice 38enne al Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci si è raccontata sul settimanale Oggi. In un primo momento sembrava che nonostante la fine del matrimonio tra Elisabetta e Flavio, Briatore potesse ancora interferire nelle scelte di lavoro della Gregoraci. Ipotesi smentita dalla diretta interessata attraverso un'intervista, dopo aver girato il film uscito al cinema, sto ricevendo molte offerte di lavoro anche in TV. Valuterò io stessa ogni offerta, ma chiederò consiglio anche al mio agente. Sono io che scelgo cosa è più giusto per me, non Flavio. Inoltre Elisabetta Gregoraci ha raccontato anche del rapporto con suo figlio Nathan Falco, sono una mamma all'italiana. Mi piace molto coccolare mio figlio. Nathan ha un carattere definito, sembra quasi un adulto.